Buonasera a tutti voi da Gianni Racalbuto ed Enrico Bonzanini dal Palaboschetto di Ferrara per l'incontro della pool playoff tra Bologna United che gioca in casa e Fa Junior Fasano. Vi annuncio le formazioni che sono per il Fasano: Dantino, Maione, Paolo De Santis, Angiolini, Radovcic, Messina, Fovio, Leonardo De Santis, Alves, Real, Cedro, Riccobelli, Venturi, allenatore Ancona. Mentre per il Bologna, Rossi, Leban, Garau, Pasini, Bonassi, Argentin, Bosniak, Savini, Racalbuto, Gherardi, Toschi, Mula, Cimatti e Santolero, allenatore e mister quindi del Bologna, Giuseppe Tedesco. Arbitri dell'incontro, Nicolella e Rispoli. Questa è, Enrico, la terz'ultima giornata della pool playoff, e quindi cosa ha da dire questa partita? Da dire tanto per il Bologna, perché dopo la vittoria di Cingoli alla squadra di Beppe Tedesco manca una vittoria contro una grande. In questa stagione non è ancora riuscita, dalla fine della regular season dominata dai rossoblù, manca una vittoria contro una grandissima storica, contro una Bolzano, una Conversano, una Pressano o una Fasano. All'andata fu una partita senza storia, con i ragazzi di coach Beppe Tedesco forse intimoriti anche dal contesto. Oggi si gioca a Ferrara, solito problema di strutture su Bologna. Lo starting seven dei rossoblù è Rossi in porta, Savini in cabina di regia con Bosniak e Bonassi. Grande fiducia a Bonassi in questa fase della stagione. Garau e Cimatti sono le ali obbligate, perché mancano sia Matteo Tedesco che Kevin De Notaris, e il pivot è ovviamente Giacomo Santolero. Per Fasano partono Dantino e Radovcic come ali, Messina fa il cacciatore in difesa, Paolo De Santis, Maione e Venturi davanti a Fovio. Bene, intanto è iniziata la partita. I ragazzi delle due squadre si salutano come consuetudine. Vediamo Bosniak terzino destro e Bonassi terzino sinistro. Adesso c'è un cambio di posto tra Savini e Bonassi. Probabilmente Giacomo Savini sta organizzando l'attacco ed è Bosniak che prova a tirare e segna il suo primo gol. 1-0 per il Bologna. E ha sorpreso Vito Fovio con un tiro rimbalzato in terra. E intanto c'è l'ottima parata di Michele Rossi su tiro di Giulio Venturi, e Bologna che è di nuovo in attacco. È rimasto per terra Bosnia, che probabilmente ha preso un colpo sul viso, ma si rialza, niente di grave. Senti, le assenze di Matteo Tedesco e di Kevin De Notaris sono dovute a infortunio? Matteo Tedesco ha fatto una settimana intera di febbre, e poi non bisogna dimenticare, Gianni, che la prossima settimana questa settimana che sta per iniziare si giocheranno altre due partite: Conversano mercoledì 25 aprile al palazzetto di Castenaso, e poi si andrà a chiudere la pool playoff a Bolzano. Poi ci sarà anche l'Under 21. Matteo Tedesco ha la febbre, mentre invece Kevin De Notaris si è girato una caviglia, quindi il campionato è finito. Ah, quindi la caviglia, voglio dire, è stato un infortunio abbastanza pesante. Distorsione. Con interessamento forse anche dei legamenti. Speriamo di no, speriamo di no. E intanto Bologna sull'1-0, Savini gioca uno contro uno con contro questa difesa 5-1 del Fasano. C'è il braccio alzato del passivo per il Bologna, quindi deve sbrigarsi a tirare. Regolamento dice che i passaggi devono essere massimo 6 o 7. Intanto c'è la parata di Fovio su Turia di Bosnia, che è quindi, e adesso è Fasano, la Junior Fasano, che con Radovicic, Maione, Giulio Venturi, Dantino, Alves Real e Angiolini si propone in attacco. Fa doppio cambio in difesa il Fasano, tra attacco e difesa. Infatti escono sia Messina che De Santis. Tiro di Angiolini e grande parata di Rossi. Ha iniziato benissimo Rossi. Iniziato molto bene Bologna in difesa, bella, tranquilla, serena. In attacco manca qualcosina a livello di movimenti. Bosniak prova a superare Maione, tutto regolare, dice l'arbitro. E poi c'è l'infrazione di passi successiva. Doveva fare un palleggio forse in più prima di fermare ovviamente l'incedere. Si resta sull'1-0, bravo Rossi su Angiolini.
ma devo dire che è l'atteggiamento che è diverso. Questa squadra col tutto per tutto da giocarsi, perché oggi ovviamente può arrivare l'aritmetica mancata semifinale per Bologna, che comunque è un grande risultato anche essere arrivato in questa pool playoff. Si gioca per giocare la partita, come fu nella finalina, quinto sesto posto ovviamente a Conversano in Coppa Italia. La palla arriva a Maione e stavolta c'è il gol dell'uno pari. Bologna deve semplicemente evitare gol dal pivot e soprattutto deve cercare ripartenze il più veloce possibile. Sì, prima c'è stata una palla persa di Bosnia, adesso un bel gol di Maione sul servizio di Riccobelli, anzi scusate, di Angiolini, e quindi uno pari dopo circa 3 minuti e 20 secondi giocati. Dai e vai Savini con Santolero, che prima era stato fermato in attacco su una bella seconda fase, ed è Savini che segna un bellissimo gol dopo un uno contro uno con Giulio Venturi e trafigge Fovio con un bellissimo pallonetto che va a toccare il palo opposto e finisce dentro. 2-1 per Bologna, bello questo gol di Giacomo. Bellissimo gol da parte di Savini, male Venturi che poi si è arrangiato, ha provato con una trattenuta, gli arbitri l'hanno sanzionata con un cartellino giallo a realizzazione venuta. Ci prova adesso Fasano quando mancano 26 minuti alla fine del primo tempo. Dantino è tutto solo, prova a servire Maione, molto bravo Sebastiano Garau che va ad ammonire, viene ammonito dall'arbitro. Sinceramente capisco relativamente questa fischiata, ma bravi a trattenere Maione, non è facile perché il mismatch di chili e centimetri è comunque molto elevato. Gianni, c'è stata una collaborazione difensiva tra Santolero e Garau su Maione, perché sicuramente i ragazzi del Bologna ogni qualvolta Maione dovesse prendere palla devono sicuramente raddoppiare su di lui per tenerlo, perché la stazza c'è e poi è sicuramente il miglior pivot italiano. Intanto c'è un'altra bellissima parata di Rossi, è un gol di Cimatti che è abile a prendere una palla che si era stampata sul palo dopo il tiro di Bonassi, abile a prendere e a trafiggere Fovio, e quindi 3-1 per Bologna. Massimo vantaggio sul più 2. Ovviamente la partita è appena iniziata, quindi vuol dire poco, però intanto è un segnale alla partita, è un segnale che oggi Bologna i due punti a Fasano certamente non li regalerà. Leal va ad attaccare dritto per dritto, il servizio per Venturi, gran palla Maione, che parata di Rossi a mano aperta a dire di no al pivot di Fasano, l'errore di Bosniak, attenzione al contropiede e stavolta nulla può. Si arrabbia Beppe Tedesco e ha ragione, qui è una sciocchezza da parte di Bosniak, un pallone gestito con leggerezza. Sì, non è da lui, giocatore di questa esperienza non deve assolutamente sbagliare questi passaggi, anche perché poi si tramutano in gol per la squadra avversaria, sicuramente contro Fasano. Però devo fare i complimenti ai ragazzi di Bologna che hanno sicuramente avuto un bellissimo approccio alla partita, sono motivati, è stato sicuramente bravo Tedesco a motivarli. Intanto Bosnia che riceve fallo da Messina, giusto all'ammonizione, cartellino giallo, se lo rifà sicuramente sono 2 minuti, dovevano essere già 2 minuti comunque. Ed è Bonassi questa volta al centro per Savini, per Bosnia, che è un bel giro di palla e adesso si appresteranno allo schema. Savini ancora per Bosnia che per Santolero, ma sono 7 metri presi da Santolero, buona la palla di Bosniak per Santolero, 7 metri che si appresta a tirare Garau. Andrà il capitano Sebastiano Mario Garau, infallibile quasi in regular season, qualche problema invece nei playoff contro un'esperienza di Vito Fovio, errore di Garau, ma per fortuna Bologna mantiene il possesso palla, un rigore fallito. È importante, come per i passaggi facili come quello che ha sbagliato Bosniak, anche i 7 metri provare a tramutarli il maggior numero possibile in gol, perché questa squadra, lo sappiamo, concede poco, concede niente, e quindi ogni occasione minima che la difesa di Fasano concederà, Bologna dovrà essere brava a sfruttarla. Savini va nell'uno contro uno contro Venturi, Bonassi trova l'angolo, ancora il palo, sfortuna, Bonassi la sta mirando bene negli angoli. Sono 2 tiri che si sono stampati entrambi sul palo, peccato. È Giulio Venturi che con uno contro uno va a tirare, ma Rossi
Rossi sta facendo una super partita fino adesso, è veramente notevole il portiere del Bologna e merita questi livelli sicuro. Ancora Bologna in attacco, difesa del Fasano che rimane in 5-1, temono Savini, il gioco del centrale del Bologna, Bosniak lancia Bonassi, ancora per Garau, si lancia Bonassi, Bosniak, palla Santolero che segna sul passaggio di Bosniak, primo gol per Santolero ed è 4-2 al Palaboschetto di Ferrara per, in favore del Bologna. L'esperienza di Bosniak che va a servire Santolero, che è ignorato, e lo voglio sottolineare, dalla difesa di Fasano, perché Maione gioca su Bosniak in marcatura, non marca il pivot, che in questo caso è Giacomo Santolero, e Bosniak, giocatore intelligente, lo serve in continuazione. 4-2, 21 minuti al termine della prima frazione di gioco, con la grande giocata, veramente la grande giocata da parte di Angiolini, che trova il buco ed entra, ferendo la difesa di Bologna. 4-3, questo è un brutto errore perché la difesa in questo caso non si è mossa con rapidità. Sì, ha dormito e Fasano ha trovato la superiorità numerica a sinistra e quindi a destra della difesa, a sinistra dell'attacco, e Angiolini ne ha approfittato andando tra primo e secondo con un Radovcic che era in fondo all'ala sinistra. E quindi Bonassi adesso per Bosniak, che sta giocando terzino sinistro. Si lancia Bosniak, tira, ma questa volta fuori, lontano dalla traversa, ed è Maione che porta la palla in seconda fase per Venturi, Angiolini per Maione che segna sul passaggio di Angiolini. E c'è una ammonizione per Bonassi, terzo gol per Maione, giocatore che ha segnato di più. Esce Bonassi ed entra Racalbuto. Batteria degli esterni è folta, ci sono anche Argentin, Pasini e Gherardi, è giusto farla ruotare. Per me Bonassi paga anche oltre le proprie colpe. L'errore sull'ultimo tiro c'è stato perché era aperto. Sui primi due tiri invece aveva trovato due buone conclusioni. Dentro Racalbuto, che anche contro Bolzano qui a Ferrara si è distinto, ha fatto la sua miglior prestazione. Savini, la parata da parte di Fovio, prova il contropiede veloce Fasano, ma è molto rapida a rientrare Bologna. Seguiamo Messina, la palla è per Radovcic che prova ad andare dentro e qui c'è lo sfondamento da parte di Radovcic, bravo Santolero che se lo va a prendere, può ripartire Bologna, non è ben messa la difesa di Fasano, Racalbuto va nell'uno contro uno, subisce il fischio dei 9 metri, qui fortuna per Bologna, giocata con un po' di frenesia questa palla. Sì, molto in velocità, hanno provato a spingere, però Fasano era già schierato in difesa, quindi bene Beppe Tedesco a chiamare adesso il time out, punteggio di 4 pari. Partita combattuta, giocati 10 minuti e 27 secondi appunto del primo tempo, 4 pari, bella palla a mano, bel palazzetto pieno di gente, Ferrara comunque sempre coinvolta in queste partite della pool playoff, Ferrara che è una città con 4 squadre in Serie A tra maschile e femminile, quindi molta palla a mano a Ferrara. Molta palla a mano, molto settore giovanile, ci sono tanti giocatori che sono partiti da Ferrara e poi hanno fatto grandi carriere. In questo momento un giocatore sulla bocca di tanti a Bologna è Filippo Pasini, un ragazzo che sta trovando grande continuità, ma soprattutto si sta caricando sopra il peso anche dell'Under 21, che è un altro degli obiettivi stagionali importanti della nostra società di Bologna. 19 minuti al termine, 4 pari, palla in mano Bologna, l'unico errore che può fare questa squadra è disunirsi. Fasano ci può stare che stia lì attaccata, è una squadra di mestieranti, di giocatori esperti, di giocatori che conoscono questi livelli, che sanno dosarsi. Bologna deve essere brava a rimanere attaccata alla partita. Guarda, aggiungerei che a Ferrara è nato e cresciuto un giocatore veramente forte, forse il miglior giocatore di Ferrara che abbia mai espresso la pallamano ferrarese, che è quel Matteo Resca, che ha giocato a Bologna gli anni in cui Bologna faceva le coppe europee e che è arrivato in semifinale di Challenger Cup e che ha smesso comunque soltanto l'anno scorso, Matteo Resca, all'età di 33 anni direi. Allora abbiamo Savini, passaggio a Bosniak per Racalbuto,
che tira, ma tira sopra la traversa, peccato perché aveva lo spazio, ed è Fasano che si appresta in attacco, può andare in vantaggio. Angiolini per Radovcic, bene Bosnia che ha intercettato il pallone, ma la palla rimane al Fasano perché è andata fuori lateralmente. Venturi per Leal, ancora Venturi che si accentra per Angiolini che tira e prende un grande incrocio, un bel gol, veramente un bel gol, ma non ci pensa un attimo Bologna e spinge in seconda fase. Insomma, questo ragazzo avrà dei limiti in difesa, ma Angiolini ricorda per tanti versi Moretti in attacco, un giocatore elastico, rapidissimo con le gambe, possiede una frustata notevole. Adesso Racalbuto prova ad andare a servire Bosniak, tutto fermo, Messina sempre ad attaccare comunque sulla maglia di Bosniak. Non bisogna perdere tranquillità, Bologna deve continuare a far girare il pallone, a giocare, a stare dentro questa partita. Altro tentativo fallito di Bosniak di servire il pivot. Racalbuto prova ad andarsene, bella giocata da parte di Gianmaria Racalbuto. C'è il passivo per Bologna, 2-3 passaggi al massimo, poi bisogna cercare di trovare lo specchio di tiro. Bosniak va a servire ottimamente Racalbuto che mette dentro un gran gol, splendido asse Bosniak Racalbuto, questi due giocatori si trovano bene. Bosniak attacca, apre lo spazio, Racalbuto a rimorchio, sa gestire bene la corsa negli spazi, ottimo gol. Sì, io ho visto, guarda, una giocata fra i due veramente molto veloce, ed è questo che ha sorpreso la difesa del Fasano. Ed è pareggio, 5 pari, 17 minuti e 7 secondi ancora da giocare per il primo tempo. Angiolini per Leal che perde palla, Bologna che prova a velocizzare la seconda fase con Savini e Racalbuto. Racalbuto questa volta lancia Bosniak che viene comunque fermato da Leal. Bologna deve sicuramente spingere in velocità la seconda fase quando Fasano perde palla o Rossi para. Fino adesso veramente monumentale Michele Rossi, ha parato tantissimo. Sempre 5-1 la difesa del Fasano e adesso Bosnia chiama il gioco. Racalbuto riceve, c'è il dialogo fra gli esterni, sarà probabilmente Savini a rompere gli indugi e andare ad attaccare. Bella palla di Bosniak per Racalbuto che prova il sottomano, che non c'entra la porta, bisogna rientrare con maggior rapidità. E invece Fasano va a trovare un super Michele Rossi, un super Michele Rossi, questa è una parata mostruosa. Michele, sto dicendo che è monumentale, veramente monumentale stasera, bravissimo, ed è un gran gol di Bosniak. Un gran gol di Bosniak, 6-5 per i locali, per Bologna che oggi gioca a Ferrara, non nel suo campo di Castenaso, per l'indisponibilità appunto del Palasport di Castenaso. Fasano questa volta insegue, 15 minuti e 35 secondi da giocare del primo tempo, dai e vai tra Leale e Maione. Dantino ancora per Maione, ed è una grande parata di Michele Rossi, ma questa volta c'è 7 metri e ammonizione per Racalbuto. Tirerà Leal il rigore. Leal è tedesco, fa il cambio dei portieri, esce Michele Rossi probabilmente solo per il rigore, dentro a Leban. Leal tira e trafigge Leban sotto le gambe. È legnoso questo ragazzo, Leban si farà, perché l'età è dalla sua e il talento anche, deve migliorare soprattutto nella reattività di gamba. Rigore da rivedere, però insomma la giocata di Maione è stata importante. Maione si arrabbia con i suoi, vorrebbe più palloni, capisce che il senso del gioco di Fasano deve passare per lui. Savini va ad attaccare Messina, Racalbuto nell'uno contro uno, gran palla tentata a Santolero, giustamente fermato per il 9 metri. Bologna potrà tornare ad attaccare con calma perché non è ancora stato chiamato il passivo. C'è Argentini in campo, non solo per la difesa ma anche per l'attacco. Proprio Argentini, va a servire Savini, l'uno contro uno con Paolo De Santis, brutta palla questa per Racalbuto, eccolo il passivo, adesso deve attaccare Luca Argentin, prova ad andare dentro nell'uno contro uno, viene chiamato il 9 metri, un po' più di precisione. Un po' più di precisione nei passaggi, perché i passaggi devono essere assolutamente buoni.
ed è Savini che tira, peccato, un bel sottomano ed è fuori. 6 pari, 14 e 7 secondi da giocare, 14 minuti e 7 secondi. Palla persa da Maione, Cimatti va in contropiede, si alza e segna. Cimatti segna il suo secondo gol ed è 7-6 per Bologna. Palla persa di Maione, molto ingenuamente. Molto ingenua perché Fasano non è abituata a giocare una seconda fase rapida a meno che non lanci le ali, Dantino o Radovcic. Una cosa inusuale, Gianni, vedere un pivot palleggiare e portare il pallone. Bologna ne ha approfittato, rapida la difesa di Argentin che da quando è entrato ha cambiato la partita in difesa. Sì, adesso abbiamo difensori centrali Argentin e Savini ed è Radovcic che... Questo è un rigore preso con mestiere da Radovcic, è stato bravo, è un giocatore di livello, ancora Leal che va a tirare questa volta contro Michele Rossi. Leal tira, segna a Michele Rossi, suo secondo gol su due tiri dai 7 metri. Rientra Garau all'ala sinistra, è uscito Bosniak e quindi i sette sono Michele Rossi, Racalbuto, Argentin, Cimatti, Santolero, Savini e Garau. Doppio pivot in questo momento, riesce Argentin dal pivot, si lamentano i ragazzi del Bologna per i falli subiti, Argentin per Racalbuto, per Savini, per Cimatti, sta avendo un po' di difficoltà il Bologna ed è Racalbuto che riceve fallo ma non fischiato dall'arbitro ed è Fasano che va in attacco. Ci prova adesso Fasano, una azione su quale si può dibattere perché Racalbuto si era buttato dentro, è stato sbilanciato, ha avuto forse l'unico difetto di mollare il pallone con un po' di sufficienza, ma questa era una chiamata ovvia da parte degli arbitri mancata. 7 pari, non c'è esattamente lo stesso metro di giudizio fino a questo momento, ma è una partita comunque ben arbitrata. Maione cerca un passaggio, Cimatti va a pressare Radovcic che non trova il gol, doppio palo, palo traversa palo per il Fasano, sfortunata la formazione di Ciccio Ancona. Racalbuto, un gol tutta potenza, un gol tutta potenza, 2 minuti per Venturi, super gol di Racalbuto. Ma grandissimo anche e soprattutto perché con questo gol l'ha fatto veramente di prepotenza e ha fatto prendere 2 minuti a Giulio Venturi che ha provato a fermarlo. Grandissimo gol e vantaggio del Bologna a 11 minuti e 25 secondi da giocare, esce Cimatti ed entra il Filippo Pasini, giocatore nato, cresciuto a Ferrara. E dentro anche Gherardi in campo a far rifiatare Santolero. A parte Garau e Savini sono usciti almeno tutti una volta, giusta la rotazione da parte di coach Beppe Tedesco che vuole tenersi i giocatori sempre freschi, sempre caldi, tutti, anche dalla panchina. De Santis manovra su Leal, Angiolini, rincorsa da parte del terzino di Fasano, brutta gestione del pallone da parte della squadra pugliese, Argentin va a bloccare Angiolini, brutta palla per Leonardo De Santis, para Rossi, super parata, ancora Rossi, meravigliosamente Michele Rossi. Mostruoso, mostruoso, e ancora gol di Racalbuto, ancora gol di Racalbuto, con prepotenza. È mastodontico Michele Rossi che copre tutto lo specchio della porta, 9-7 per Bologna, doppio vantaggio, il primo doppio vantaggio della partita per Bologna. Fasano fa fatica, gioca senza portiere, vuole un uomo in più di movimento, la difficoltà nella circolazione del pallone da parte di Ciccio Ancona viene calcolata come problema nella mancanza di superiorità. Fuori Fovio, dentro un giocatore in più. Adesso Bologna gioca con la difesa alta. Eccola la difesa alta di Bologna. Fasano perde palla. Grande difesa di Bologna che adesso può attaccare in seconda fase con rapidità. Gherardi va ad attaccare, va a colpire Radovcic. Che peccato. È nervosissima Fasano, Gianni. È nervosissima perché è la squadra che vuole vincere lo scudetto. È la squadra che è in svantaggio, doppio svantaggio contro Bologna. E quindi un po' di nervosismo c'è,
pensavano una partita probabilmente facile, ma i ragazzi del Bologna sono veramente molto molto motivati e hanno avuto un approccio alla partita notevole. Savini per Gherardi, che va e segna ancora. Gherardi segna il suo primo gol, segna ancora per Bologna, triplo vantaggio per Bologna. Ragazzi, questa è goduria pura, goduria. Pallamano di grande livello da parte di Bologna. Questo vogliamo, serenità. Fasano è una squadra fortissima, può battere chiunque, ha giocatori straordinari, ma va affrontata con carattere, quello che è mancato al Palazzizi e invece quello che ci stanno meravigliosamente regalando in questi primi 20 minuti, Gianni. Sì, sì, guarda, questo è Pallamano spettacolo e vabbè, io sono tifoso del Bologna, quindi dico che godo. Grande parata ancora di Michele Rossi, grande parata, peccato perché il rimbalzo era stato preso da Bologna, ma gli arbitri hanno visto un'invasione probabilmente o un pezzettino di piede sulla riga, ci può stare, gli arbitri l'hanno visto e quindi è stato lesto Maione ad andare a segnare il da solo sui 6 metri e quindi 10-8 per Bologna. Racalbuto va a manovrare su Gherardi, c'è dialogo fra gli esterni del Bologna, Savini uno contro uno, mano in faccia da parte di Venturi, Racalbuto prova il sottomano per Argentin, arriva anche un pugno a Racalbuto, l'arbitro non annota sul taccuino tale scorrettezza, si gioca con i 9 metri per Bologna. Savini uno contro uno, gran palla per Racalbuto, ancora Savini, grande circolazione di palla, Gherardi chiede tanto, chiede troppo. Questa volta Pasini. Guarda, era stata una bellissima giocata perché Pasini aveva lanciato Racalbuto che da terzino sinistro spezzava la scalata per continuarla dall'altra parte e si creava la superiorità numerica. Peccato per il passaggio non precisissimo di Gherardi per Pasini che era il colui che doveva finire il gioco e andare a tirare, aveva lo spazio, aveva tutto. Bellissima giocata del Bologna comunque. Bologna che sta giocando bene, deve continuare in questo modo. Giulio Venturi tira all'incrocio dei pali, Michele Rossi quasi con facilità para su Giulio Venturi, esce Racalbuto e rientra Bosniak. Io direi fino adesso grande partita di Rossi, grande partita di Racalbuto, grande partita di tutto il Bologna. Grande partita di tutti, hai fatto benissimo ad annotarlo perché di giocatori insufficienti non se ne riescono a trovare. Bosniak adesso deve far giocare la squadra, non forzare perché la squadra è in vantaggio e sembra addirittura essere ancora in controllo della partita. Un fischio, dimmelo tu che sei un ex giocatore, ha stoppato purtroppo un'azione. Purtroppo Enrico in questo momento non l'ho visto. Però scusami, ero girato che stavo guardando un attimo Michele Rossi e Gherardi uno contro uno, ancora per Garau, ancora uno contro uno di Garau, Bosniak che prova ma viene fermato dalla difesa di Messina che difende sempre profondo sul centrale, che sia Bosniak, che sia Savini, che sia Racalbuto, Garau che tira dall'ala con tanto spazio, ma Fovio para con facilità. È stato bravo Vito Fovio perché l'ha ingolosito, gli ha dato il primo angolo e poi dopo è andato a chiuderlo. L'esperienza di un grande portiere, 6 minuti alla fine, è il più bel Bologna della stagione, lo diciamo, deve continuare così. Anche con Bolzano, Bologna in questa palestra qui a Ferrara aveva giocato molto bene, ma oggi secondo me, ti do ragione, Bologna probabilmente, almeno per questi primi 25 minuti, è il miglior Bologna della stagione. E c'è Tedesco che sta facendo rifiatare un po', sta facendo tante rotazioni. In questo momento sono fuori Savini, Bonassi, Cimatti, Racalbuto e sono dentro Gherardi, Argentin, Bosnia che avevano giocato un po' meno. Grande muro di Argentin su tiro dai 9 metri di Angiolini, 10-8, 5 minuti e 27 secondi da giocare per il primo tempo, risultato a favore del Bologna 10-8 ed è ancora Angiolini che prova a lanciarsi per Venturi che si alza e tira questa volta, tira ma tira bene segnando dai 9 metri. Riparte Bologna che ha probabilmente sulla coscienza l'aver sprecato qualche azione di troppo. In campo Toschi per Garau, cambio anche sull'ala, era l'ultimo ad essere stato trattenuto per maggior minutaggio in campo. Checco Toschi ha fatto una grande
prestazione, quello spicchio di prestazione con Bolzano, viene chiamato anche in questa gara delicata a giocare una partita importante. Viene murato Bosniak, il contropiede di Dantino va Argentin e trova un gran gol Dantino, 2 minuti per Argentin. Peccato. Sì, peccato, ma l'errore è stato tutto di Bosniak, che è andato a forzare in attacco con 3 giocatori del Fassano nella parte centrale a muro, che li hanno stoppato ed è stato facile per loro riprendere palla e lanciare in contropiede Dantino, che con una girella, e Dantino ci ha abituato a questi gesti tecnici, ha trafitto Michele Rossi, e il triplo vantaggio, che era 10-7 a 9 minuti e 15 secondi alla fine del primo tempo, adesso si è affievolito a 10 pari a 4 minuti e 29 secondi dalla fine del primo tempo. Break di 3-0 di Fasano, adesso Bologna avrà anche 120 secondi in inferiorità numerica, sono da gestire con ovviamente logica, Savini in campo per gestirli, Bosniak va a puntare nell'uno contro uno, non c'è spazio, forse una botta, Gherardi va ad attaccare, Radovcic, Gherardi, bella palla per Bosniak, non ha spazio, la palla è entrata, 11-10, gol di Bosniak, serviva un gol del genere per rompere l'equilibrio. Serviva un gol del genere, è stato un po' forse più errore di Fovio, perché aveva la palla praticamente tra le mani, però gli è scappata, è andata dentro, va bene per il Bologna, 11-10, ancora più uno per Bologna, 3 minuti e 47 secondi da giocare ed è il Fasano che chiama il time out. Sicuramente Ancona, il loro mister, ha qualcosa da dire, non ci si aspettava questa partita, o è un Bologna così scintillante, così con una prestazione veramente maiuscola. Hai fatto bene tu, Enrico, a dire Bologna, il più bel Bologna della stagione. Sì, più bello, perché probabilmente abbiamo visto anche partite con dei divari più ampi da parte di Bologna, ma mai contro squadre di questa caratura. Bologna sta giocando con convinzione, forse solo in Coppa Italia col Bressano avevamo visto un avvio così veemente, ma questa è una partita di grande livello, è una partita che, non so come la vedi tu, ma in questi ultimi 3 minuti e 45 va tenuta sotto i 15 gol di passivo, ovviamente, e poi bisogna giocarsela nella ripresa. Ha fatto meno rotazioni Ancona, che però ha 2 cambi attacco e difesa, ne ha fatte di più Beppe Tedesco, che ha trovato in questa maniera più lucidità da parte di tutti. 2 errori gravi da parte di Bologna nella gestione dei possessi, uno di Bosniak e un altro di Savini, ma questa è una partita molto equilibrata. Sì, è una partita molto equilibrata, e se ti posso aggiungere qualcosa alla tua visione della partita, io direi che in questo momento la differenza la stanno facendo i portieri, perché abbiamo un super Michele Rossi che sta veramente parato, sta veramente prendendo tutto quello che si può prendere per un portiere di pallamano. E intanto è Fasano con Venturi che rimette in gioco, ancora Angiolini, è entrato solo nei primi 10 minuti Rico Belli, ricordiamo un talento della pallamano, un ragazzo argentino naturalizzato italiano, ed è Maione che segna il pareggio, 3 minuti e 23, 11 pari. Santolero, anche lui sta facendo una grandissima partita. Ricordiamo che Bologna in questo momento è con un giocatore in meno per l'espulsione di Argentin, quindi in inferiorità numerica. Vediamo un po' cosa si inventa Savini, che è rientrato in campo. Manda Santolero in pivot, fa salire Gherardi, ancora per Bosniak, che dà la palla a Santolero, che prende la traversa, peccato, e la palla va fuori. Maione che fa passi e la palla torna al Bologna. 2 minuti e 45, Bosniak per Santolero che si gira, 7 metri, Santolero, anche per Santolero una partita che veramente da incorniciare. Fino a questo momento primo tempo favoloso di Santolero, favoloso del Bologna. Ed è Savini questa volta che, dopo l'errore di Garau, si appresta a tirare i 7 metri. Savini contro Fovio. E segna Savini, facendo passare il pallone vicino all'orecchio sinistro di Fovio, e segna il vantaggio, 12-1 per Bologna, 2 minuti e 3 secondi ancora da giocare. Leal centrale, Radovcic alla sinistra, Angiolini terzino sinistro,
Giulio Ventuni, terzino destro, Dantino alla destra, Messina pivot. Radovcic che va in doppio pivot, scarica Angiolini, ad Angiolini che segna dai 9 metri. Interessante questo giocatore. No, forte, fortissimo, sfortunato però Rossi, che era forse era sulla traiettoria, la deviazione del muro di Bologna, sicuramente coraggioso, ha spiazzato le mani dell'estremo difensore di Bologna. Ristabilita la parità numerica, meno di 90 secondi al termine della prima frazione di gioco, 12 pari, palla in mano Bologna, ci prova Savini. Argentin si alza, poi va a servire Bosniak, para Fovio, telefonato questo tiro di Bosniak, bravo Fovio a coprire l'angolo, attenzione alla ripartenza del Fasano che non sembra avere una gran gamba, Gianni. Sì, posso dirti una cosa, io conosco molto bene Vito Fovio perché lo vedo giocare nei campi di Serie A da più di 20 anni. Lui è un ragazzo che studia moltissimo le partite, i giocatori che deve incontrare, e se tu hai notato in quest'ultimo tiro lui si è spostato anzitempo e ha preso la palla a due mani di Bosnia perché sapeva che avrebbe tirato all'incrocio a sinistra, ed è Fasano, Giulio Venturi che prova a lanciarsi, Maione che riceve da Giulio Venturi e segna il vantaggio a 25 secondi, anzi no, sì, segna il vantaggio per Fasano, pensavo fosse area di Maione, invece no, gli arbitri probabilmente non l'hanno visto. Mancano 11 secondi, Bologna si appresta a fare l'ultimo attacco, Bosniak per Savini che tira, traversa la palla, rimbalza sulla riga e va fuori. E finisce il primo tempo, 12 Bologna, 13 Fasano, una grande partita, io direi. Gianni Racalbuto ed Enrico Bonzanini, ci risentiamo fra circa... Dai tu i risultati, vuoi dare i risultati? Sì. Andiamo? Squadra in campo per il secondo tempo della 8ª giornata di pool playoff, il campionato italiano, il girone che dà l'accesso alle semifinali, una bellissima Bologna-Fasano, ha visto i primi 30 minuti concludersi con un leggero vantaggio da parte dei vice campioni d'Italia in carica, con un 12-13 che tiene aperti tutti i giochi. Sugli altri campi Teramo è eliminato a piano, caro Gianni, 27-22 ribaltando la gara dell'andata. Colonia in vantaggio in questo momento per 19-16 su Trieste, e poi ancora altri risultati di partite terminate. Sulla maschile Gaeta eliminato Romagna vincendo 34-18, Cingoli ha perso in casa 25-33, Bolzano ha praticamente messo la parola fine alla propria partecipazione alle semifinali con una bella vittoria. Qui c'è il gol di Tato di Radovcic che porta la partita sul più 2, la stravittoria del Merano 42-33 sulla Valentino Ferrara, il pareggio fra Noce Tavernelle che elimina i pugliesi che avevano perso a Colle Valdenza di 2 reti, qui gran palla di Bosniak per Garau che viene ancora una volta fermato da Fovio, l'eliminazione di Carpi che vince in casa 27-26 ma non basta contro Malo, la sconfitta di Fondi che è fuori 22-28 contro Albatro e la vittoria di Conversano in casa contro Pressano. Altra partita importante, il pareggio di Oriago, l'ennesimo pareggio di Oriago, 26 pari col Bressanone. E l'Oriago è una squadra che non smette mai di stupire perché veramente è stata capace di partite favolose, imponendo il pareggio a diverse squadre, mi pare che sia il terzo pareggio. Ora c'è un gol di Angiolini, il Bologna non è entrato probabilmente come doveva, ed è gol di Santolero in seconda fase, secondo gol di Santolero, punteggio di 13-15 in favore di Fasano. Sì, Bologna deve ritrovare quella mentalità vincente, quella voglia, quell'approccio notevole che ha avuto nel primo tempo per dare fastidio a questo Fasano che ricordiamolo è stata la finalista del campionato italiano dell'anno scorso, e quindi adesso c'è un gol di Alves Leal. Savini che prova a fintare il tiro, poi da un assist a Santolero, ma riceve fallo Santolero dalla difesa centrale del Fasano, e Beppe Tedesco non vede
una grande squadra, un grande Bologna, e chiama subito il suo secondo time out dell'incontro, vuol parlarci su, punteggio di 13-16, quindi capace il Fasano in poco più di 2 minuti e 24 secondi nel realizzare 3 gol, Bologna soltanto 1, quindi adesso triplo vantaggio. Fa bene Tedesco a chiamare il time out, vuole un attimo parlare con i suoi giocatori, vuole dare quella voglia importante che ha trovato sicuramente nel primo tempo Bologna, di provare a dar fastidio al Fasano. Riprende il gioco con Santolero per Savini. Vediamo adesso Bologna, Bosniak terzino sinistro, Savini centrale, Argentin terzino destro e alle ali Garau e Cimatti, e pivot Santolero. Si sposta Bosniak al centro, tira Savini ed è un bellissimo gol all'incrocio dei pali. Grande gesto tecnico di Savini. Super giocata di Jack Savini che scuote gli animi. 27 al termine, partita lunghissima, ma Fasano ha provato a mettere la freccia andando sul più 3, 16-13, massimo vantaggio in questa gara per Fasano. Bologna deve rimanere attaccata alla partita. Leal, Angiolini, l'uno contro uno, Alves Leal, forse passi anche da parte di Leal, prosegue la circolazione del Fasano, gran palla di Angiolini, Bosniak per poco non arriva sul pallone e poi Maione viene messo giù da Argentin. Buona difesa di Argentin. Eh beh, sono i due colossi, Argentin per il Bologna, Maione per il Fasano, hanno fatto un po' di lotta. Argentin questa volta ha avuto la meglio, è riuscito a fermare il pivot della nazionale italiana. Angiolini per Giulio Venturi, per Leal che tira, prende il palo, riprende palla Maione, segna Maione, abile a prendere la palla, il settimo gol per Maione, 7 gol per Maione. Beh, uno score importante per Maione, è il terminale quasi unico del Fasano assieme ad Angiolini. È una squadra questa che ha delle primizie ovviamente in rosa, la freschezza atletica di Angiolini, la grande classe, l'esperienza di Maione, le sfrutta giustamente. Più 3 Fasano, 17-14, Garau prova ad attaccare centralmente, non è ancora entrato in partita il nostro capitano. La palla per Argentin, Bosniak, ancora Savini, Argentin, bella circolazione, la palla per Cimatti, poco spazio, Cimatti, super gol di Luca Cimatti, meno 2, Bologna in partita. Devo dire grande tecnica di Cimatti che ha sorpreso Fovio con un pallonetto millimetrico che è andato a infilarsi tra le braccia di Fovio e la traversa. Probabilmente Fovio non conosce Cimatti, un ragazzo molto giovane, ha studiato Bosniak, avrà studiato altri giocatori, ma non Cimatti. Gran gol di Cimatti, è vero Enrico? Super gol, ha agito alla Fovio Cimatti, ha aspettato Leal, questo probabilmente un intervento dubbio, e qui è fortunata Fasano. Il palo di Venturi carambola sulla schiena di Rossi, 18-15, più 3 Fasano, permane questo vantaggio, prova a forzare Bologna, brutto tiro da parte di Bosniak, attenzione a Fovio che finta il lancio per Angiolini e poi riparte. Questa è una brutta forzatura, soprattutto a difesa schierata. Ma guarda, io lo parlavo tra il primo e il secondo tempo, proprio nell'intervallo con qualcuno, e dicevo che Bosniak è un super giocatore, però alcune volte si intestardisce e vuole per forza far gol lui, ma basterebbe che lui fintasse i tiri, fintasse un po' queste azioni per poi servire i giocatori che gli stanno accanto, il pivot, e sarebbe sicuramente molto più utile. E intanto c'è Dantino che segna Bologna, che non sta giocando come il primo tempo, ed è il massimo vantaggio per Fasano, più 4 a 23-59 dalla fine dell'incontro, più 4 Fasano, 19-15. Attacca Bologna che ci prova a ritornare in partita. Questi primi 10 minuti sono stati altamente negativi dal punto di vista della difesa, bisogna tornare a serrare i ranghi. Savini per Argentin, c'è spazio per un tiro, questa è una grande parata di Fovio, bravo Garau che tiene vivo il pallone, ancora Bosniak prova ad attaccare, gran palla per Santolero, questa è un intervento che era ovviamente sanzionabile con i 2 minuti, Gianni.
Ma sicuramente due minuti, non si possono dare le spinte in questo modo. Erano due minuti, ma sacrosanti, io non so, gli arbitri hanno visto probabilmente un'altra pallamano. Ok, Argentina per Bosniak, per Savini, uno contro uno con Giulio Venturi, scarica Bosniak che incrocia per Argentina, che incrocia per Savini, ricomincia il gioco Savini. Passivo degli arbitri, passivo, alzano il braccio, ancora 3-4 passaggi per il Bologna. Bosniak prova a dare la palla a Santolero, c'è un fallo sacrosanto, il pubblico si lamenta, Radovcic per Messina, para Leban sul tiro di Messina, due palle sacrosante che devono essere date al Bologna, non lo sono state date. Entra Racalbuto, esce Santolero, probabilmente Argentina andrà a pivot. Probabilmente sì, ma è normale provare delle soluzioni alternative. In questo momento non sta premiando l'attacco generoso di Bologna, è cresciuta l'intensità difensiva di Fasano e gli arbitri in questo momento stanno concedendo molto. Bologna deve provare a giocare muovendo le maglie alla difesa del Fasano. Racalbuto, palla per Bosniak, la finta, la palla morbida, arriva un'altra manata, ormai gli arbitri non fischiano più nulla. Angiolini va in contropiede, para Leban e dice di no ad Angiolini, la partita deve ripartire da qua. Leban ha fatto una gran parata alzando la gamba sinistra a mezza altezza del palo, grande parata su Angiolini che era lanciato in contropiede, e adesso Bologna che prova ad attaccare, ancora questa difesa del Fasano che forse adesso è 3-2-1 addirittura. Bosniak per Racalbuto, Bosniak che sbaglia il passaggio, l'incrocio con Racalbuto, ennesima palla persa ed è Giulio Venturi. Dantino, Leal che rientra in campo, sempre doppio cambio tra difesa in attacco per il Fasano con Messina e con De Santis. Leal incrocia per Angiolini, Venturi, Dantino e segna Dantino. Segna Dantino, 20-15, più 5 Fasano. Garau tenta una giocata difficilissima cercando Cimatti, poi ancora Savini, cambio fuori Bosniak, brutto secondo tempo per lui dentro Gherardi, deve provare qualcosa coach Beppe Tedesco perché la partita sta scivolando via dalle mani di Bologna. Più 5 Fasano che adesso difende sempre in 5-1, Savini prova ad attaccare, va dentro da solo, segna un gol clamoroso, altre manate addosso e Messina va a protestare, voleva probabilmente uno sfondamento da parte di Savini. Intanto è uscito Bosniak ed è entrato Gherardi. È entrato Gherardi. Giulio Venturi, Leal, mai cambiato Giulio Venturi. Ha giocato sempre sia in attacco che in difesa. Difesa. Come Angiolini, Leal che è il direttore d'orchestra. Un dai e vai con Maione. Radovci che sale a terzino, dà la palla a Maione che segna, nulla poteva Cimatti nel tenere Maione, troppo diversa la stazza fisica. Savini, Gherardi, Argentina, rigore per Bologna, buono l'assist di Gherardi per Argentina, 7 metri e si appresterà a tirarlo sicuramente Savini, il suo secondo tiro da 7 metri. Si poteva starci anche 2 minuti, la spinta una volta che il tiro era già partito. Savini dai 7 metri, deve provare ad accorciare distanze, la finta, non si muove Maione, gran gol di Savini, 17-21, più 4 Fasano, 19 minuti al termine. Fasano sta provando a gestire un vantaggio che adesso diventa importante. Bologna sta facendo fatica a rientrare, ma se non parte dalla difesa la riscossa è difficile che venga dall'attacco. Se non parte dalla difesa e dalle parate del portiere sicuramente. Primo tempo un super Michele Rossi ha dato la possibilità al Bologna, poi giocato bene in attacco il Bologna sicuramente, ma Michele Rossi è stato fondamentale con le sue parate. Speriamo che nel secondo tempo Leban faccia allo stesso modo. Angiolini che attacca, tira ma un metro sopra la traversa, contropiede per Cimatti,
contro Fovio, che segna Cimatti in contropiede ed è il suo quarto gol. Quarto gol, e accorcia la differenza con Fasano. 18 Bologna, 21 Fasano, Enrico. Ci crede pubblico di Ferrara? Ormai se n'è andata a metà del secondo tempo. L'obiettivo, Gianni, forse è quello nei prossimi tre minuti di provare a rosicchiare ancora qualcosa per arrivare a giocare una partita punto a punto. Ma io adesso vedo un Bologna molto veloce, speriamo nelle seconde fasi, che sicuramente sono il potenziale maggiore per il Bologna. Intanto c'è un palo di Angiolini e la palla ritorna. Cimatti che recupera e va Gherardi. Ancora Argentin che perde palla per voler passare la palla a Cimatti. Dantino che tira e segna e prende due minuti Gherardi. Peccato Argentin, la palla persa. Aveva da una parte Racalbuto e dall'altra Cimatti. Ha preferito dare la palla a Cimatti e purtroppo Radovcic è stato più furbo, ha recuperato e ha lanciato il contropiede per Dantino che ha segnato. Adesso è Bologna con un uomo in meno. In campo Cimatti, Savini, Santolero, Argentin e Garau. Sono due minuti pesanti perché Bologna stava rientrando e chiaramente è un'esclusione pesante che tra l'altro non vado a capire, perché tra l'altro la difesa di Gherardi era stata comunque sulla figura, non era stata certo in spinta. O comunque qui viene fischiato un passo, deve stare attento Bologna al contropiede che arriva con Messina, deve chiamare il time out Beppe Tedesco, adesso è importante chiamare il time out. Enrico ne ha già chiamati due, sarebbe il terzo, penso che sia in questo momento troppo presto, 16 minuti e 49 secondi da giocare. C'è stata nell'azione precedente un'altra palla persa da Argentin. Le palle perse contro queste squadre sono pesantissime perché loro tramutano tutto in gol. Argentin che prova a giocare uno contro uno, prova a tirare ma viene fermato da Maione e dalla parata di Fovio, ma il possesso palla rimane al Bologna. Si riprenderà con un gioco orchestrato da Savini. Savini va a fintare, poi la difesa di Venturi su Argentina. Argentina ancora. Cimatti, il fallo di Messina non ravvisato. Prosegue l'azione del Bologna con Cimatti. Va a cacciare Messina. La mano di Venturi su Argentin. Si ferma Argentin. Bella palla dentro per Santolero. Viene fischiato 9 metri. È una visione pittoresca della palla a mano. Ancora Santolero. Viene chiamata la sospensione, c'è da asciugare il campo. Ma ormai dovrebbero anche mancare pochissimi secondi al rientro del giocatore del Bologna. Intanto Tedesco fa un cambio, esce Garau ed entra Racalbuto. Ma siamo ancora con un uomo in meno per l'espulsione precedente. Savini tira ed è angolo. 15 minuti e 37 secondi da giocare. Rimette la palla in gioco Cimatti per Racalbuto, ma gli arbitri avevano alzato il braccio del passivo e quindi fischiano. Palla al Fasano, 23 a 18 più 5 Fasano. Triplo cambio da parte del Fasano, escono Angiolini, Messina e De Santis ed entrano Leonardo De Santis, Leal e Dantino. 6-0 la difesa del Bologna, Leal che orchestra per il Fasano, Giulio Venturi, Leal, ancora Leonardo De Santis che prova a giocare da palla a Maione che segna un gol facilissimo. Marcato da Cimatti. Cimatti non può tenere Maione sicuramente. No, è la marcatura più sbagliata, più 6 Fasano. Ormai la partita scivola via. Fuori Santolero, dentro Gherardi. Ovviamente prova a giocarsi coach Beppe Tedesco la carta dell'esterno in più con Argentin in pivot. Una situazione che Argentin non gradisce, ma chiaramente insomma accetta di buon grado al servizio della squadra. Racalbuto per Savini. Savini per Gherardi, manca la presa a Savini ma arriva Racalbuto, arriva un fischio, anche questo spiegamelo tu Gianni.
Ma sì, secondo me doveva farlo ormai tirare a Racalbuto, perché sotto fallo aveva fatto tre passi, tra l'altro era solo lui col portiere, non capisco la fischiata dell'arbitro, ma comunque Bologna, vediamo, c'è un fallo su Gherardi, possesso ancora del Bologna, io penso che gli arbitri si siano guardati per il braccio del passivo. Gianmaria Racalbuto rimette in gioco per Savini, che prova a lanciarsi, angolo per Bologna, e Murata di Maione, ancora Gherardi, passivo c'è, ancora Savini, stiamo facendo fatica, tira Racalbuto, parata di Fovio, gioca sempre al limite del passivo Bologna perché non trova soluzioni. Quando non c'è ordine è normale che diventi tutto più difficile per Fasano, adesso sta diventando tutto tremendamente semplice e purtroppo la partita Bologna se l'è complicata nella ripresa perché non è riuscita ad avere la stessa efficienza difensiva, era quella la differenza col primo tempo. Era quella la differenza, la difesa nel primo tempo ha funzionato moltissimo e metteva sicuramente Rossi nelle condizioni di parare, di fare delle gran parate, ed è Giulio Venturi che tira, palo, non riesce Racalbuto a prendere la palla, ma era fortissima, ci ha provato Leonardo De Santis, che adesso è nella posizione di centrale, ed è Ancona a chiamare il suo secondo time out che chiaramente vuole riportare la calma, la tranquillità. Fasano adesso ha 12 minuti davanti in cui deve gestire, Bologna dovrebbe girare al doppio del motore che ovviamente ha visto girare i pugliesi fino a questo momento. È un peccato veramente che si sia dilatato il divario, perché Fasano ha segnato in 20 minuti gli stessi gol che non è riuscita a mettere a segno nei primi 30, vuol dire che l'attacco di Fasano non ha calato la propria intensità, la difesa di Bologna invece sì, e questo è stato il problema. Sì, un dato tecnico, il secondo tempo conduce il Fasano 12-6, quindi pochi gol del Bologna, tanti del Fasano. Diciamo che Fasano è comunque ha aumentato comunque la media gol, perché ne aveva fatti 13 nel primo tempo, ne ha già fatti 12 in 17 minuti e 22 secondi. Speriamo che cali un po' questa media e che Bologna possa recuperare un po'. Rientrano le squadre, Fasano stava giocando bene, non so perché Ancona abbia chiamato il time out, probabilmente c'era qualcosa che non andava. Rientra Fasano con Dantino, Venturi, Maione, Leal, Leonardo De Santis, Radovcic e Fovio in porta, e il Bologna con Racalbuto, Garau, Savini, Argentin, Gherardi, Cimatti e Leban in porta. Gira la palla a Fasano, si lancia Giulio Venturi, va in contropiede con Garau e con Cimatti, tira Cimatti e segna gol. Un contropiedista fino a questo momento infallibile, Cimatti, ha recuperato la palla dopo il tiro di Giulio Venturi che si è stampato sul palo. Contropiede per il Bologna, ha accorciato 19-24. Ci prova adesso Fasano, meno 5 per Bologna, ma una difesa difficile da sostenere. Venturi fa girare il pallone, va in doppio pivot Dantino, prova Venturi adesso ad attaccare, bella palla per Leonardo De Santis, ottima difesa da parte di di Gherardi, era all'interno dell'area Dantino. Era sicuramente area, io non so, sono due gli arbitri, di solito un arbitro sta di campo, l'altro è di fondo che deve guardare le aree dei giocatori, Dantino era addirittura con un piede completamente dentro. E vabbè, Fasano non ha bisogno di questi regali, è soltanto questo che voglio dire. 25-19, 11 minuti e 17 secondi da giocare, Argentin per Racalbuto. Ed è Bologna ancora in possesso di palla. Argentin per Savini, Gherardi, uno contro uno con Maione, Cimatti che dall'ala segna il suo sesto gol. Grande Cimatti, ed è 25-20 per Fasano. È un super Cimatti, ci ha tenuto in piedi lui nel secondo tempo con una percentuale bulgara del 100%, anche Fovio scuote la testa, un grande portiere come Vito Fovio è sorpreso dal grande cinismo di Luca Cimatti, e questo è un meno 5 che Bologna deve provare pian piano a rosicchiare.
Sì, è un meno 5. Adesso c'è una grande circolazione di palla tra Giulio Venturi, tra Leonardo De Santis, tra Maione. La palla va in fallo laterale, ma rimane del Fasano per una deviazione di Savini. Dantino per Venturi, prova a uscire Argentini per intercettare la palla. Leal intercetta la palla questa volta Argentin. Gherardi e segna Gherardi il suo secondo gol. Buona la seconda fase, 25-21, accorcia Bologna lo svantaggio. 9 minuti e 49 secondi da giocare. Gli arbitri volevano 2 minuti per un giocatore del Fasano, che era Leonardo De Santis. Gli arbitri non hanno concesso i 2 minuti ed è Giulio Venturi che prova a lanciarsi per Leonardo De Santis. Ancora Venturi, Leal, Dantino, Venturi. Buona la difesa del Bologna in questo frangente. Leonardo De Santis ancora intercetta la palla a Racalbuto, ma poi la perde. C'era Cimatti libero, ha provato a darla a Garau, peccato, un errore questo. Era il potenziale meno 3, peccato perché arrivava al culmine di una grandissima difesa e meritava di più questa azione. Comunque Fasano sta cercando di gestire la partita, lo sta facendo attraverso la grande circolazione di palla. Bologna cerca comunque di non calare l'intensità difensiva. È un peccato il blackout dei primi 10 minuti. Venturi per Angiolini è fermo, va a cercare Venturi, arriva la chiamata di passivo per il Fasano. Angiolini cerca Maione, para Leban, c'è spazio per ripartire con Gianmaria Racalbuto, taglia il campo per Gherardi, va in uno contro uno, serve Argentin che spara addosso a Fovio. Peccato, altra occasione persa. Sì, Argentini si è trovato con la palla, buona palla dalla posizione di pivot, ma purtroppo ha fatto tipo, si è buttato lateralmente, il braccio molto basso. Fovio non è l'ultimo arrivato, ha capito dove avrebbe tirato e l'ha parata con facilità. Peccato, perché Bologna ha avuto per 2 volte la palla del meno 3 e non ce l'ha fatta. Enrico Angiolini, palle per Venturi, prova il tiro, la deviazione da parte della difesa del Bologna. Cimatti fa ripartire l'azione, ne ha di più Bologna, vuole spingere con Racalbuto, un gol meraviglioso, è andato dentro, di coraggio dentro la difesa di Fasano, meno 3 a 7 minuti dalla fine. Con una grande velocità che lo contraddistingue davvero, Racalbuto ha fatto 3 passi in 7-8 metri almeno, è andato dentro con una prepotenza incredibile, a trefitto Vito Fovio, meno 3 per il Bologna, 22-25 a 7 e 23 da giocare ancora. Attacca Maione, Venturi, è partito larghissimo Angiolini, vuole costruirsi il tiro, la palla è per Leal allarga per Venturi che però ha tutti e 2 i piedi a terra, deve rigiocare questo pallone, ancora Leal, la deviazione di Argentin, Leban non va a forzare e va a cercare un pallone molto complicato per Racalbuto. Riparte Bologna, c'è Cimatti da solo, 3 passi, manca la porta, era il meno 2 e stavolta Fovio gli ha chiuso la porta. Sì, vedi, questa volta Cimatti aveva molto spazio, aveva il doppio di spazio delle volte precedenti, ma lo ha ipnotizzato Fovio e tant'è che la palla è proprio finita fuori. Peccato, perché ha avuto l'ultime 4 azioni, poteva fare 4 gol, ne ha fatto 1 il Bologna. Giulio Venturi per Angiolini, per Radovcic che prova l'uno contro uno, Angiolini che segna con un bellissimo gol ed è 26-22. Savini prova a lanciare ed è rigore per Bologna su azione di Racalbuto, che è bravissimo Racalbuto, che è andato a prendere in velocità il rigore, 7 mesi, ha preso anche una botta, va fuori dal campo probabilmente nell'anca sbattuto per terra, c'è il rigore, tirerà Bosniak. È entrato Tedesco, è entrato Bosniak su richiesta di Beppe Tedesco, questo è un rigore fondamentale, viene chiamato il giocatore di maggiore esperienza, ma Fovio è un pararigori assoluto,
c'è il fischio degli arbitri, la finta di Bosniak, non si muove Fovio, Bosniak mette dentro un gol pesante e torna in panchina, grande giocata, meno 3, 6 minuti al termine, c'è una super difesa da fare. E intanto Racalbuto si prende le cure di Stefano Cocchi, perché ha preso una botta proprio nel gluteo, nella parte finale del femore, non lo so, ha preso una botta fortissima. Leonardo De Santis, che prova uno contro uno, viene parato da Leban, il possesso di palla rimane del Fasano, che rimette in campo Maione con Leonardo De Santis, prova a uscire Argentin per intercettare la palla, non ci riesce. Leonardo De Santis che prova a tirare un tiro che Leban poteva benissimo parare, segna il suo primo gol De Santis. Questa volta Bologna è senza terzino sinistro di ruolo ed è Gherardi Santolero che parte dal terzino sinistro, e Tedesco che chiama il suo terzo time out a 4 minuti e 59 secondi alla fine, punteggio di 23 Bologna, 27 Fasano. Il gol di De Santis ha spaccato la partita, su questo gol Leban ha responsabilità, probabilmente in questo finale di partita servirebbe l'esperienza di Michele Rossi, che aveva fatto un grande primo tempo. Michele Rossi un grande primo tempo, non che non abbia parato bene Leban al secondo, però sicuramente non dello stesso livello di Michele Rossi. Adesso l'ultimo è stato un brutto gol preso, sicuramente parabile, che riporta Fasano a più 4, ma comunque una bella partita che stiamo vivendo veramente con grande ardore, Enrico. C'è un unico rammarico, i primi 10 minuti del secondo tempo, quelli gravano, quel più 6, più 7 grava sull'economia di una partita che tutto sommato è stata quasi sempre equilibrata. Questo è un peccato e probabilmente, ripeto, è mancato qualcosa, manca verosimilmente qualche briciolo di esperienza. Fasano è una squadra che invece sa gestirsi, adesso è un leggermente in debito di fiato, ma quando c'era da spaccare la partita Fasano l'ha fatto. Sì, e abbiamo adesso rientro di Bosniak al posto di Racalbuto, Argentin sempre pivot, Gherardi terzino destro, Garau e Cimati alle ali e Savini che questa volta si sposta a terzino sinistro e va in doppio pivot a Savini per Bosniak, per Gherardi che doveva provare a scaricare a Cimati che aveva un'autostrada ma non ce l'ha fatta. Savini, ancora Bosniak, ancora Gherardi e perde palla Gherardi e non rientra in difesa, porca miseria, scusate, porca miseria, ed è Messina che segna il suo gol. Adesso sarebbe un peccato che Fasano prendesse molti gol di vantaggio, perché Bologna sicuramente non lo merita. Dentro anche Pippo Pasini, fuori Bosniak, dentro Bonassi, fuori Garau. Prova a mescolare le carte del Beppe Tedesco a 4 giri di lancette dal termine, ma la distanza ormai è importante. Più 5 per Fasano, 23 per chi attacca Bologna, 28 per chi difende Fasano. Spara addosso a Fovio Savini. Buona la corsa di Bonassi che va a coprire in difesa. Meravigliosa seconda fase di Fasano che va a prendersi il 29-23 e adesso forse la partita è finita. Eh sì, penso anch'io, 3 minuti e 39 secondi da giocare. Peccato, perché Bologna è stata lì per il meno 2 fino a 7 minuti e 23 secondi. Peccato, adesso sta prendendo largo margine il Fasano. Non merita questo svantaggio il Bologna, ma non deve assolutamente mollare Bologna. Adesso Gherardi uno contro uno ed è 7 metri per Bologna, fallo di Paolo De Santis in difesa, ha giocato sempre solo in difesa Paolo De Santis, scusatemi se sbaglio il nome, forse non Paolo, Giovanni, non so, comunque il fratello di Leonardo, ecco, facciamo prima Paolo, allora ho detto bene, Paolo De Santis. Sarà Bosniak a tirare il rigore ed è il quinto rigore per Bologna. Bosniak sui 7 metri, naturalmente è entrato Cedro
come portiere, segna Bosniak il quinto rigore, quarto rigore per Bologna, 4 su 5 ai rigori per Bologna, una buona percentuale. La partita adesso ha poco da dire, se non che Bologna non deve prendere altri gol. 29-24, 2 minuti e 33 secondi da giocare. Leal che si è presa, cambia la difesa Bologna con Toschi. In 5-1 esce Argentina, è facile, palla di Leal di Angiolini per Maione che segna l'ennesimo gol, ne ha fatti davvero tanti. 10 gol per Maione, è stato il più prolifico del Fasano. 10 gol sono tanti, vuol dire che la difesa non ha funzionato molto bene su di lui. Savini che tira ancora ma non segna, contropiede di Fasano, e ancora gol di Messina. Questo non deve accadere, perché questa non è il reale svantaggio del Bologna nei confronti del Fasano questa sera. E invece io trovo che sia giusto, perché stavolta determinate rotazioni dalla panchina non hanno funzionato, qualche scelta poteva essere fatta diversa, e quindi Fasano, squadra esperta, ha capito nella ripresa come farà ad attaccare Bologna. Bologna ha perso la lucidità e in questo momento, se perde anche il lume e si fa chiaramente subire una goleada, è un qualcosa che diventa intollerabile. 32-24, partita finita. Io francamente non capisco il panchinamento di Rossi. E Messina ha tirato 4 contropiedi uguali, tutti sul primo palo del portiere, e sempre uguale. Leban avrebbe dovuto capire questa azione. C'è Passini in campo adesso e anche Bonassi. Gherardi per Savini, ancora Gherardi, prova a tirare, para Fovio il tiro di Gherardi, ancora contropiede del Fasano. Arriviamo a un più 9 per Fasano. Questo dispiace, Bologna non sta facendo più gol, più 9 Fasano. Non è vero questo vantaggio del Fasano, e mi dispiace Enrico. È un peccato, perché per 40 minuti abbiamo visto una grande pallamano, poi c'è stato il blackout, però questi blackout non sono tollerabili, perché soprattutto nel finale Fasano ha fatto le cose semplici, quelle che una grande squadra sa sempre fare, e qui Angiolini va in contropiede per il più 10 e mette dentro il più 10, finisce 34-24, mi dispiace molto, siamo un po' arrabbiati perché Bologna fino a 7 minuti e 23 secondi dalla fine era 22-25, voi capite che finire 34-24 è brutto per quello che avevamo visto in campo. E comunque da Radio Handball chiudiamo la diretta, un saluto a tutti i radioascoltatori e ci risentiremo mercoledì prossimo da quel di Castenaso per Bologna Handball contro Conversano, penultima partita di questo pool playoff. A tutti voi un grande saluto e un grazie di averci sentito.